Allora, questa volta vi faccio vedere come far passare una parte audio attraverso la microcork senza stare con le dita sulle taste. Ok, cominciamo. Selezionate Shift e il tasto 3. Vi schiacciate il tasto 3, dopodiché andate sul primo oscillatore. Seleziona audio, dopodiché si va sull'oscillatore, attivare l'oscillatore, attivare il primo pomello su on per mantenere il suono. Adesso c'è il suono, ma sentiamo l'effetto dell'arpeggiatore. Poiché andiamo sul primo arpeggiatore, quello del secondo, e andiamo sul tasto 3. Annulliamo qua questo e montiamo al 100%. Dopodiché amplifichiamo il suono, andiamo su Amplify, penultimo tasto. E qui c'è la musica. Dopodiché potete andare dove volete attraverso l'intero sintetizzatore. Proviamo qua il delay. Molto bello. Abbiamo un FX Mode effetto, selezioniamo il tipo di effetto e il suo valore, secondo valore, divertimento, alla prossima.